Benvenuti al TG10, l'apertura oggi dal telegiornale la dedichiamo alle misure dedicate alla sociale illustrate questa mattina durante una conferenza stampa al Comune di Gela e che riguardano lo spettro dell'autismo, il sostegno per l'inclusione attiva ed il sostegno economico per i soggetti affetti da SLA. L'assegno per i nuclei familiari con tre figli a carico, il sostegno per l'inclusione attiva, il bonus bebè, lo sgravio per le bollette di luce e gas, i contributi per i soggetti affetti da SLA sono solo alcune delle misure attive ricordate questa mattina dall'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Licia Bera, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il sindaco Domenico Messinese e il vice sindaco Simone Siciliano. Gli uffici stanno raccogliendo le istanze, ma lo sforzo dell'amministrazione comunale è quello di informare un maggior numero di cittadini per usufruire di questi sostegni in un periodo particolarmente delicato per la vita economica cittadina. L'ufficio si è attivato per poter rendere utile tutta una serie di sussidi che possono aiutare le fasce più deboli della nostra comunità. Sono partite tutta una serie di contributi, naturalmente bisogna avere requisiti di reddito con delle graduatorie trasparenti in modo tale da poter dare un aiuto sicuramente a chi è più bisognoso. Ci rendiamo conto che le risorse sono limitate e il bisogno è notevole, però dobbiamo necessariamente poter gestire al meglio le risorse che siamo riusciti a mettere a disposizione proprio per garantire un aiuto a chi ne ha più bisogno. Sono diversi gli strumenti messi a disposizione per i cittadini gelesi, potranno presentare istanze infatti le famiglie dove è presente per esempio un malato di SLA, altresì alcuni contributi per esempio per le donne in gravidanza o con figli minori o altresì disabili a carico all'interno del nucleo familiare, ma anche contributi per esempio per chi ha necessità di avere delle apparecchiature che hanno un consumo energetico molto elevato e quindi la possibilità di sgravi direttamente in bolletta appunto lì dove esistono delle condizioni sanitarie ed economiche particolari. Ovviamente tutte queste istanze sono presentabili e disponibili presso il segretariato sociale che attraverso appunto gli sportelli danno la possibilità a tutti i cittadini di poter interagire, di poter rappresentare le loro istanze che verranno debitamente appunto osservate e valutate e lì dove vi sono appunto i requisiti verranno erogati i contributi non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista assistenziale. Continuano le iniziative in merito ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima d'Alemanna, patrona di Gela. Ogni giorno alle 6:30 fino al 7 settembre si terranno le preghiere del Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con omelia. Alle 18:30 il Rosario Coroncina di Maria Santissima d'Alemanna. Oggi alle 21 liturgia con le comunità neocatecumenali. Domani sempre alle 21 celebrazione alla Santa Madre di Dio. Mercoledì allo stesso orario lucernario e solenni vesperi della Madonna dell'Alemanna e giovedì 8 settembre Gela festeggerà la Madonna dell'Alemanna a ricordo del rinnovamento della sacra icona. E adesso occupiamoci della 10ª edizione del Festival del Golfo, appuntamento previsto per mercoledì 7 settembre alle 22, diretta televisiva sui nostri teleschermi. Gadolone Vice, manca poco, mancano 3 giorni al grande appuntamento, 10ª edizione del Festival del Golfo, la location è dinanzi alla Chiesa Madre, ma ci saranno quest'anno novità importanti, le vogliamo già preannunciare? No, le novità importanti sono, abbiamo intanto la più grande orchestra che abbiamo avuto negli anni, abbiamo 25 elementi d'orchestra, sezione archi, sezione fiati, molto ricche, infatti la musica deve essere la protagonista di questo festival, abbiamo cambiato i presentatori, abbiamo una coppia nuova, quindi stiamo voltando completamente pagina e diciamo che anche i cantanti c'è un livello altissimo quest'anno, forse più alto da quando è nato il festival. E chi sono i due nuovi presentatori? I due nuovi presentatori sono due facce nuove per Gela da questo punto di vista, Emanuele Ruvio e Consuelo Lisciandra. Ricordiamo lo start alle ore 22. Lo start alle ore 22 precise, però finiremo puntualmente alle 12:30, quindi non ci sarà pericolo di fare notte fonda. Non avremo tempi morti, per cui la gente si divertirà sicuramente. Diciamo che
se non piove sarà un grandissimo festival. E anche quest'anno c'è la diretta televisiva su Canale 10. C'è la diretta su Canale 10 televisiva e anche in streaming andremo in diretta sempre su TG10. E c'è anche il premio della critica consegnato come ogni anno dal Corriere di Gela. Sì, c'è il premio della stampa, sarà consegnato da Rocco Cerro, direttore del Corriere di Gela, ma la giuria sarà composta ovviamente da giornalisti locali molto qualificati. Hai studiato tanto in questi giorni per allestire il tutto, per organizzare la decima edizione? No, diciamo che quest'anno ho lavorato meno degli altri anni, perché ho lasciato più spazio alla musica e ai veri protagonisti della canzone. Ricordiamo dunque, non prendete impegni, mercoledì 7 alle ore 22. Mercoledì 7 è la vigilia della festa della Madonna, accanto alla Chiesa Madre. Questo accanto alla Chiesa Madre ha creato parecchie polemiche su Facebook, ma è il modo migliore secondo me per fare capire alla gente che noi saremo a fianco della Chiesa Madre, in quella piazza di cui nessuno conosce il nome. Masterclass di danza classico, moderno e contemporanea al Teatro Eschilo con Alessandra Celentano, insegnante di danza classica, e Cristian Lopresti, danzatore della Scuola di Amici. Appuntamento venerdì 9 e sabato 10 settembre. Per informazioni recarsi al botteghino del teatro dalle 18.30 alle 20.30 oppure contattare i seguenti numeri telefonici 345-5880-58 331-5623-1229. Una cena rigorosamente alla matriciana per aiutare le popolazioni del centro Italia colpite dal devastante terremoto del 24 agosto scorso. Si tratta di un banchetto di beneficenza che l'amministrazione comunale di Niscemi sta organizzando per raccogliere fondi pro terremotati. Associazioni di volontariato e club service locali sono stati convocati dal sindaco Francesco La Rosa presso la casa del volontariato al fine di concordare le modalità di svolgimento della serata conviviale. Si svolgerà all'interno della casa del volontariato con la partecipazione di tutti i club service e le associazioni della città di Niscemi, naturalmente quelli che vogliono partecipare. Useremo prodotti tipici del luogo, praticamente il giorno 10 io sarò a Bologna a una riunione degli stati generali dei comuni dimenticati, dopodiché partirò da Amatrice, laddove già mi hanno preparato il materiale da portare a Niscemi, guanciale, pecorino romano prodotto nel centro Italia e qui ad Amatrice. Noi speriamo di ricavare un bel numero di soldini per consegnarli poi breve mani assieme a tutto quello che abbiamo raccolto ai paesi terremotati. Questo è quello che si sta preparando. Penso che si svolgerà da giorno 15 al giorno 17, ma la data sarà stabilita proprio oggi pomeriggio con le associazioni. Sindaco, le chiedo, ma come è nata questa idea? Nasce dai rapporti che abbiamo con la città di Amatrice, perché in un certo senso siamo fratelli, perché abbiamo iniziato un percorso intorno 11 ottobre con Amatrice, dove sono nati gli stati generali dei comuni dimenticati. L'abbiamo continuato per i rapporti che ci sono continui e costanti sulla questione sanità, anche perché il Grifoni, l'ospedale di Amatrice, era uno di quelli destinati a chiudere. A Siena abbiamo portato una battaglia sulla sanità anche a livello nazionale, oltre a parlare di decentramento di poteri, di spopolamento dei comuni che nonostante vivono bene, ci sia un buon reddito, ma la gente va via per carenza di servizi. E il Partito Democratico di Gela aderisce alla raccolta fondi per le popolazioni del centro Italia colpite dal devastante terremoto. Chi volesse donare beni di prima necessità potrà farlo recandosi nella sede del Circolo del PD in Piazza Martiri della Libertà oggi, domani e mercoledì dalle 17 alle 20. Ricordiamo che è possibile donare acqua, cibi in scatola, pannolini, latte in polvere, succhi di frutta omogeneizzati, prodotti per l'igiene intima, medicinali da banco, spazzolini, dentifricio, torce, pile e batterie elettriche, tutto nuovo e imballato. Per qualsiasi informazione è possibile inviare un messaggio alla pagina Facebook del Partito Democratico di Gela o contattare il numero telefonico 345-8488-681. Ripetiamo 345-8488-681.
Sventato furto venerdì sera in un appartamento di via Ruggero VII a Caltanissetta. Un inquilino del palazzo, dopo aver visto dalla finestra della propria abitazione un giovane incappucciato arrampicarsi sulla tubatura del gas e introdursi nell'appartamento del vicino attraverso la finestra della camera da letto, ha immediatamente allertato il 113. Il ladro, fiutando di essere stato scoperto all'arrivo dei poliziotti della sezione volanti, già era andato via lasciando sul posto la refurtiva. I poliziotti infatti hanno trovato la camera da letto dell'appartamento soquadro e orologi e altri oggetti in oro poggiati su una poltrona con accanto una federa vuota. Abbandonato sul posto anche un cacciavite, probabilmente utilizzato per forzare la finestra, che è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica. Indagini in corso. Quattro uomini hanno scavalcato sabato sera la recinzione di un condominio di San Cataldo per poi fuggire a bordo di un Opel, un'impresa che non è sfuggita ad alcuni residenti che hanno avvisato la polizia, mentre i quattro uomini, una volta scoperti, si sono dati alla fuga in direzione della zona industriale. Poco dopo sono stati intercettati dai poliziotti della sezione volanti al chilometro 46 della strada statale 640 in direzione di Agrigento. Fermati i quattro uomini, tutti romeni, di età compresa tra i 29 e i 23 anni, residenti a Canigà, con precedenti per reati di recettazione, lesioni personali, porto abusivo di armi, minaccia e furto aggravato, sono stati perquisiti. Addosso ad uno di essi gli agenti hanno rinvenuto un orologio da polso femminile colore oro, del quale il ragazzo, un 29enne, non ha saputo fornire la provenienza, motivo per cui è stato denunciato e stato di libertà alla locale procura della Repubblica per il reato di recettazione. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Nostro ospite sarà Andrea Alario, segretario UGL Chimici di Caltanissetta. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, CD, DVD, spugne sintetiche e stracci sporchi, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o in colorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale che apriamo parlando di calcio. Debutto con un pareggio 1-1 per il Gela in Serie D e poteva anche essere vittoria a Pomigliano. Vediamo. Un pareggio in trasferta al debutto lo avrebbero sottoscritto in tanti, ma se il Gela avesse conquistato ieri la vittoria nessuno avrebbe avuto da ridire, sì, perché i biancazzurri sul terreno di gioco del Pomigliano hanno avuto le loro buone occasioni per portare a casa tre punti e solo la mancanza di lucidità sotto porta non ha consentito di brindare al successo. Un Gela che si è presentato reduce da giorni difficilissimi, con una crisi societaria da paura e con un cambio repentino dell'allenatore a poche ore dalla partenza per la Campania. Nonostante tutto e tutti, la squadra di Pietro Infantino voleva vincere, ma come si dice in questi casi, un punto e per giunta in trasferta va sempre bene. Proprio a pochi minuti dalla fine della gara, l'attaccante Maurizio Nassi ha avuto sul suo piede la palla gol, ma non ha centrato il bersaglio pieno. Approccio alla gara perfetto dei gelesi. Al 16esimo poteva starci un fallo da rigore su Alma, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. E subito dopo è arrivato il gol campano. A realizzarlo è stato Moraci direttamente su calcio di punizione. Ma i biancazzurri, sostenuti da una folta rappresentanza dei tifosi, hanno avuto il predominio del campo. È mancata solo la rete nella prima frazione di gioco. La ripresa si apre con un'azione del Pomigliano, sarà l'unica, perché da quel momento è solo Gela. Ci provano in tanti a gonfiare la rete di Di Costanzo, ma nulla. C'è anche un gol annullato al Gela per un presunto fallo di Nassi sul portiere. Ma il gol è nell'aria. Al 39esimo Pisano viene atterrato in area di rigore. Questa volta è penalty tutta la vita. Si incarica della battuta il difensore Fabio Campanaro. Esecuzione impeccabile, 1-1. Mancano poco meno di 6 minuti alla fine della partita e proprio in zona Cesarini potrebbe arrivare il colpaccio, ma il tiro di Nassi finisce alto. 1-1. Un buon punto conquistato con grande spirito di sacrificio, un punto che fa morale e soprattutto classifica.
Domenica si ritorna in campo. Si giocherà sicuramente al Dino Liotta di Licata, vista l'indisponibilità del Presti. Il Gela ospiterà il Sersale, che ieri è stato battuto a domicilio per 3-1 dal Gladiator. E sentiamo i protagonisti al termine della partita di ieri. Siamo qui con mister Infantino al termine di Pomigliano-Gela 1-1. Mister, partivate quasi come vittime sacrificali per i media, però alla fine siete riusciti a portare a casa un punto importante e soprattutto credo meritato per quanto visto in campo. Sì, sicuramente. Grazie dei complimenti, ma i complimenti vanno a questi ragazzi che hanno detto oggi noi vogliamo essere protagonisti con questa squadra. Sono i ragazzi di Gela e hanno lottato per i propri colori. Credo che questo è un punto di partenza, che come dicevano i tuoi colleghi, è un punto di partenza. Sappiamo da dove stiamo partendo, ma sappiamo anche dove vogliamo arrivare, e loro sicuramente saranno un punto da dove costruiremo la nostra squadra, perché meritano grande rispetto, hanno dimostrato che hanno le qualità per fare questo campionato. Avevamo 2 3-98, 1-99, 3-97, credo che hanno fatto con grande personalità questa partita, con un avversario difficile, in un campo difficile, perché è anche materialmente non si può neanche gestire la palla. Io credo che hanno penalizzato tutte le squadre e alla lunga penalizzerà il Pomigliano. Volevamo una risposta, l'abbiamo avuta, siamo contenti, continuiamo così con grande umiltà, con grande voglia di fare. Faccio i complimenti ai ragazzi di Gela e ai ragazzi di Gela che si sono fatti 12 ore di pullman, i nostri tifosi, e sono venuti qua e alla fine hanno onorato un ragazzo che è scomparso. Gli abbiamo onorato tutto assieme, perché noi vogliamo costruire una famiglia. La famiglia è il tifo, è il presidente, è il magazziniere, è l'allenatore, è il massaggiatore. Questo è il nostro contesto. Se vogliamo contribuire tutta la crescita di Gela, dobbiamo dare tutta la propria disponibilità. L'hanno fatto, siamo contenti, ma c'è tantissimo ancora da lavorare, perché Gela deve essere protagonista. Direttore, il Gela veniva qui quasi come vittima sacrificale, ci aspettavamo una partita a senso unico, siamo stati tutti sorpresi da quanto messo in campo e soprattutto perché questo punto è strameritato. Se non fosse stato magari per quella zolla, si poteva parlare addirittura di vittoria. Ma hai detto benissimo tu, eravamo morti, avevamo chiuso, avevamo detto addio alla Serie D, poi fortunatamente il nostro presidente insieme ad altre persone ci hanno consentito di proseguire in questo percorso. Ci siamo felicissimi, e questa è la mentalità che dovremmo avere dall'inizio alla fine: una squadra umile, operaia, una squadra che onora la maglia, perché così obbligatoriamente dobbiamo fare. Avete visto il seguito dei tifosi gelesi che sono venuti qui, noi abbiamo l'obbligo di onorare questa maglia. È chiaro che eravamo in cerottata, abbiamo fatto il primo allenamento venerdì, eravamo 15 con due infortunati, quasi non potevamo fare sostituzioni. Nonostante ciò, devo dire sinceramente, me ne sto andando con qualche rammarico, perché al di là del gol sbagliato al 90esimo, non abbiamo subito praticamente un tiro in porta se non uno su punizione. Sono veramente molto contento dei ragazzi per come hanno interpretato la gara: cuore, grinta e sacrificio. Ed è andata male al Terranova Gela, eliminato dalla Coppa Italia di Eccellenza. Dopo il 2-0 dell'andata subito ad opera della Licata, la formazione di Angelo Vedda ha provato a ribaltare il risultato, ma si è dovuta inchinare allo strapotere della squadra gialloblu. Nonostante il vantaggio realizzato da De Roma, l'11 gelese è stato prima raggiunto e poi superato. È finita 3-1 per il Licata. La gara ieri è stata giocata al Dino Liotta, vista l'indisponibilità del vincente Enzo Presti. Continua nel quartiere residenziale di Macchitella la rassegna del Ladies Tramp, promossa dal direttore artistico Francesco Castellana, con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trenito alla produzione tecnica. Mercoledì 7 settembre alle 22 si esibirà Glenda Scolaro accompagnata da Marco Grillo. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Oh.